la prevenzione salva la vita, quindi raccomando l'adesione allo screening mammografico, riduce la mortalità assieme alle cure del 40%. È un appello alla prevenzione quello che arriva dal direttore della senologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Lo screening mammografico rappresenta infatti uno strumento fondamentale per la scoperta precoce del tumore al seno. Per screening mammografico si intende la mammografia. L'obiettivo dello screening mammografico è intercettare le lesioni quando possibilmente sono di piccole dimensioni e quindi suscettibili di una terapia medica o chirurgica che consente pressoché la guarigione o la cronicizzazione di malattia. Lo screening è rivolto in una fascia d'età che va dai 45 ai 74 anni. Dai 45 ai 49 anni viene effettuato annualmente, dai 50 in avanti, quindi sino a 74, ogni due anni. Nella fascia 40-44 i test diagnostici per quanto attiene il seno sono da individualizzare con l'accordo del medico di medicina generale, cioè il medico di famiglia, in virtù di quelli che sono certi fattori di rischio, la cosiddetta familiarità o la familiarità geneticamente dimostrata. Al di sotto dei 40 anni non sono previsti test diagnostici prevenzione, ad eccezione nelle donne che lamentano un sintomo di emergenza, cioè l'addensamento e il nodulo palpabile. Oltre agli esami di screening, importante anche l'autopalpazione. Ispezione e autopalpazione hanno una rilevanza importante, soprattutto nell'intervallo tra due test diagnostici successivi e soprattutto nelle donne giovani. Infatti è dimostrato che al di sotto dei 40 anni è al pari di qualsiasi esame di imaging, ecografia compresa. Quindi osservarsi allo specchio se vi sono dei cambiamenti della propria immagine. Successivamente si procede all'autoesame, si solleva il braccio del lato in esame, quindi con la mano opposta si fanno dei movimenti a spirale per esaminare tutti i quadranti del seno. In condizioni normali la mammella è morbida, elastica, non presenta densità dure, infatti il tumore mammario, in realtà si parla di tumori mammari, si presenta come un indurimento fisso, non dolente generalmente, quindi come perdita di elasticità, oppure come alterazioni del capezzolo, quindi quel capezzolo che presenta una ferita o un sanguinamento o una secrezione bianca come l'acqua che perdura nel tempo.